Ci siamo spostati ieri perché l'assessore ci aveva detto che c'era un incontro tra, diciamo, tutti gli attori che devono decidere della nostra vicenda. Ovviamente oggi siamo ritornati poiché le risposte dell'assessore non sono state per noi soddisfacenti. Inizialmente avevate affermato che l'assessore aveva aperto uno spiraglio di speranza. Sì, l'assessore molto garbatamente, molto gentilmente ci ha subito ascoltati. Il dialogo ovviamente c'è, non manca. Noi abbiamo portato le nostre istanze, eravamo, diciamo, speranzosi che potessero essere accolte sempre con lo scopo di andare subito al lavoro. E invece poi l'assessore, seppur dichiarando di voler velocizzare le procedure, ma noi sappiamo benissimo che le procedure sono molto lente, quindi ci ha comunicato che sostanzialmente rimangono nella loro posizione. Quindi noi, insoddisfatti di questa risposta, continuiamo lo sciopero della fame. Abbiamo deciso di continuarlo qui in Piazza Indipendenza. E quindi siamo qui stamattina. Ovviamente siamo molto stanchi, debilitati. Questo è il quarto giorno, ma dalle esperienze pregresse è come se fosse il decimo perché il caldo è troppo forte e quindi siamo molto più debilitati anche per queste condizioni avverse. Un percorso lungo 3 anni, scioperi della fame, fiaccolate, manifestazioni, ma ancora nulla hai fatto. Ma come pensate che a pochi mesi alle elezioni vi risolvano il problema? Allora, tutte queste forme di battaglia che lei ha elencato di fatto hanno portato a dei risultati. Il risultato più importante è proprio stata l'approvazione della norma, che è molto chiara e limpida. E infatti noi siamo qui a chiedere proprio l'applicazione al 100% di questa norma, perché in base al cronoprogramma dell'assessore questa norma non è al 100% applicata. Quindi, Norma approvata a maggio. norma approvata a maggio, che è già passata dal vaglio del Consiglio dei Ministri, per cui è operativa al 100%. Quarto giorno di sciopero della fame, da Via Trinacria, oggi in Piazza Indipendenza. Ci si sposta il luogo del presidio perché evidentemente l'assessore, e mi dispiace dirlo, non è riuscita a portare a termine tutte le cose che ci eravamo detti. Oggi siamo qui davanti alla presidenza, la piazza si ingrossa di un urla di dolore, si uniscono alla vertenza altre istanze, si parla di richieste, di tutele ed è giusto che la gente, perché stiamo, penso, parlando alle coscienze delle persone e del popolo siciliano, è giusto che la gente capisca cosa si sta muovendo. 4 giorni di digiuno sotto questo caldo sono qualcosa di forte, qualcosa di pesante che ci sta mettendo a dura prova, però siamo certi di stare alla parte giusta. Per questo chiediamo al Presidente della Regione di prendere consapevolezza dell'importanza di questa vertenza. Parlare di politiche attive del lavoro significa tornare a dare speranza non soltanto a questa categoria, ma a tutti i soggetti, a tutti quei giovani che sono costretti ad andarsene, alle imprese che chiudono, agli uomini e alle donne che il lavoro lo perdono.